Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. La prima commissione consiliare, presieduta dal consigliere Daniele Nicchi, ha ripreso l'analisi del disegno di legge della Giunta regionale che modifica la norma Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Il testo parla anche dell'istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro, l'ARPAL. Il servizio. Le modifiche al sistema regionale di supporto al mercato del lavoro e all'agenzia ARPAL sono state all'ordine del giorno della prima commissione e del comitato di controllo dell'Assemblea legislativa. La commissione, presieduta da Daniele Nicchi, ha svolto una prima analisi degli emendamenti presentati dai consiglieri regionali. Thomas De Luca, del Movimento 5 Stelle, ha chiesto di inserire i rappresentanti delle associazioni di persone con disabilità nell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro e impedire conflitti di interesse tra attività formativa e gestione di agenzie private per il collocamento. Paola Fioroni della Lega ha proposto di inserire le associazioni disabili maggiormente rappresentative nell'osservatorio sul mercato del lavoro per effettuare anche il monitoraggio dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità e anche nella programmazione dei servizi per il lavoro. Daniele Nicchi, Lega, auspica di attribuire ad ARPAL Umbria la gestione del centro di formazione professionale di Terni e sostituire la previsione di un amministratore unico con quella di un consiglio di amministrazione. Il comitato di controllo, presieduto da De Luca, ha affrontato le modifiche alla clausola valutativa del disegno di legge della Giunta. Nella nuova formulazione si dovrà tenere conto, è stato rilevato, dell'introduzione dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, organismo di verifica dell'efficacia delle misure. Sarà quindi necessario individuare le modalità attraverso le quali assicurare all'Assemblea legislativa un proprio ruolo di valutazione e controllo sulle politiche per il lavoro, anche attivando specifici strumenti di approfondimento, studio e monitoraggio riconosciuto al Comitato per il Controllo. Gestione del ciclo dei rifiuti e revamping impiantistico sul PNR regionale, audizioni in seconda commissione dell'assessore Morroni e del presidente dell'Auri, Ruggiano. È iniziato in seconda commissione un percorso di audizioni per approfondire la linea di intervento 26 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, predisposto dalla Giunta regionale, riguardante la gestione del ciclo dei rifiuti e il revamping impiantistico. Alla riunione hanno preso parte, tra gli altri, l'assessore all'ambiente Roberto Morroni e il presidente di Auri Antonino Ruggiano. La valutazione della Commissione, ha spiegato in apertura di seduta Mancini, riguarda l'inserimento degli impianti in un contesto armonizzato del sistema regionale dei rifiuti. Morroni ha spiegato che l'elemento da considerare è lo stato in cui si trovano le nostre discariche, Borgo Giglione, Belladanza e Le Crete. Attualmente, ha detto, vengono conferite circa 200.000 tonnellate anno, di cui 150.000 di rifiuto urbano e 50.000 di rifiuti speciali. La situazione di maggiore criticità è quella di un potenziale ravvicinato esaurimento delle stesse che metterebbe in crisi il sistema dei rifiuti. La predisposizione del nuovo piano regionale è prevista per fine estate con la definizione degli scenari attraverso i quali procedere al perseguimento di uno dei 5 obiettivi, la chiusura del ciclo. Il tema centrale riguarda la produzione del CSS combustibile che rappresenta una modalità utile per poter operare con tempestività sulla riduzione dei quantitativi di materiale da smaltire in discarica. Si tratta tuttavia, ha detto Morroni, di una soluzione non definitiva al problema e soprattutto non rappresenta il veicolo attraverso il quale perseguire l'obiettivo della chiusura del ciclo. Le scelte fatte nell'elaborazione del PNRR regionale, seppure non esaustive, indicano comunque, ha detto Morroni, in questa fase una linea prioritaria compatibilmente con il quadro complessivo che abbiamo di fronte. Il presidente di Auri, Antonino Ruggiano, ha definito condivisibili gli interventi previsti nel piano. La situazione umbra, ha spiegato, è di chiara difficoltà prospettica, ma lo stato dei nostri impianti dispone di alti livelli di tecnologia e sono collocabili tra i migliori d'Europa. La Regione, quindi la Giunta e il Consiglio, devono predisporre comunque a breve un nuovo piano regionale dei rifiuti, poiché stiamo lavorando su uno troppo datato. Ogni intervento effettuato sugli impianti regionali deve essere inserito in un'ottica di lungo periodo, affinché si prenda finalmente coscienza del fatto che gli impianti vanno considerati di carattere
regionale e non locale. I 92 sindaci umbri all'interno dell'Auri, ha detto Ruggiano, sono compatti nel chiedere alla regione uno scatto verso un futuro verde. Come Auri stiamo lavorando sul piano d'ambito e gli investimenti saranno legati al nuovo piano regionale dei rifiuti. Le risorse che arriveranno attraverso il PNRR rappresentano, ha concluso Ruggiano, un'occasione storica che non dobbiamo e non possiamo disperdere. Il direttore regionale Stefano Nodessi, presente alla riunione, ha assicurato che l'impiantistica regionale si sta perfettamente adeguando alle migliori pratiche e, dopo aver tracciato una panoramica aggiornata degli impianti regionali attivi, ha detto che l'Umbria per la frazione organica si sta ben comportando sulla stabilizzazione, invece si registrano problemi nell'ambito 2. Sul nuovo piano rifiuti è in corso un approfondito lavoro con il comitato tecnico e nulla è stato ancora deciso rispetto alla chiusura del ciclo. Sono stati previsti alcuni scenari che stiamo valutando, ha assicurato Nodessi, dal punto di vista della salute, dell'ambiente e dell'economia. Alla riunione della prossima settimana verranno invitati in audizione i gestori degli impianti. Audizione per la Commissione per le riforme statutarie e regolamentari di Palazzo Cesaroni, la Commissione presieduta da Daniele Carissimi, con i membri della Commissione di garanzia statutaria per un primo approfondimento sulla futura revisione dello statuto della Regione. La Commissione di garanzia statutaria, i cui membri Delia Adriani, presidente, Carlo Calvieri, Luca Castelli, Massimo Metelli, Luigi Pecchioli, Fabrizia Renzini e Paolo Cipiccia, sono eletti dall'Assemblea legislativa, esprimono pareri sulla conformità allo statuto delle leggi e dei regolamenti regionali, sulle questioni interpretative delle norme statutarie e sull'ammissibilità dei referendum regionali. Il presidente della Commissione speciale per le riforme, Daniele Carissimi, ha avviato il confronto con gli avvocati della Commissione di garanzia, riferendo che l'organo di Palazzo Cesaroni sta lavorando su una profonda riforma del regolamento interno, ha sottolineato Carissimi. Una riforma che ha riguardato più di 80 commi e nella progettazione dei lavori c'è l'eventuale verifica dell'opportunità di riformare lo statuto. Prevista un'apertura inedita per le attività di questo organismo attraverso una forma di ascolto nei confronti della società. Ci saranno audizioni, ha detto il presidente, prima con gli accademici, poi con la società civile, le associazioni e tutti i soggetti che riterremo utile ascoltare. L'attuazione del testo unico in materia di agricoltura è stata discussa dalla seconda commissione di Palazzo Cesaroni. Il presidente del Comitato per il controllo e la valutazione Thomas De Luca ha illustrato ai componenti della seconda commissione la relazione sull'attuazione delle misure del testo unico in materia di agricoltura relative al banco della terra e alla lavorazione dei piccoli quantitativi di prodotti agricoli. De Luca ha spiegato che ci sono difficoltà che rendono non attuabili le previsioni della legge e il perseguimento degli obiettivi che si era prefissata. La norma sarebbe preziosa per una gestione ottimale dei terreni e dei beni immobili pubblici, consentendo insediamenti agricoli in terreni marginali. Tra le criticità segnalate dal Comitato di controllo ci sono la mancata presentazione della relazione prevista da parte della Giunta, i canoni di affitto della terra ritenuti troppo onerosi, la mancanza di misure a sostegno dell'aggregazione di filiera tra le imprese. Andrebbero inoltre sollecitati i comuni ad inserire il proprio patrimonio agro-silvo-pastorale nell'elenco dei terreni del Banco della Terra e sostenuto concretamente lo start-up aziendale attraverso il ruolo della finanziaria regionale GEPAFIN nell'accesso al credito previsto da disposizioni di legge che non sono mai state attuate. Avviata in terza commissione l'istruttoria sulla proposta di legge per i disturbi del neurosviluppo e servizi per i disturbi psichiatrici infantili e per quelli di transizione, di iniziativa dei consiglieri di Fratelli d'Italia Marco Squarta ed Eleonora Pace. L'Umbria, ha sottolineato Squarta, sarà la prima regione d'Italia ad aver messo insieme nello stesso testo tutte le questioni sui disturbi del neurosviluppo, sui servizi per i disturbi neuropsichiatrici infantili e per quelli di transizione. Si parla della presa in carico globale delle persone con disturbi, ma anche di integrazione tra livelli ospedalieri e territoriali di intervento, di partecipazione delle famiglie ai percorsi diagnostici e assistenziali, oltre che di permanenza della persona nel proprio ambiente socio-familiare. 1 milione di euro è l'importo stanziato per la realizzazione dei progetti che, tra le altre cose, puntano a supportare percorsi per la prevenzione, per la diagnosi, per il trattamento e la presa in carico delle persone
che soffrono di tali disturbi, nell'ambito di piani terapeutici personalizzati di cura, se necessario passando attraverso il centro di riferimento regionale per la sindrome da deficit dell'attenzione e iperattività, ADHD, per l'età evolutiva e adulta, definendone funzioni e attività. I problemi legati alla manutenzione delle strade comunali bianche extraurbane sono stati al centro di una audizione della seconda commissione presieduta da Valerio Mancini. Il sindaco di Montegabbione Fabio Roncella e il coordinatore dei piccoli comuni di Anci Umbria Federico Gori, sindaco di Montecchio, hanno partecipato ai lavori della seconda commissione per mettere in evidenza i problemi di manutenzione e di bilancio che le amministrazioni devono affrontare per mantenere percorribili le strade bianche extraurbane, per le quali sarebbero necessari circa 2.000 euro a chilometro. È stata inoltre sottolineata la necessità di un più generale piano di intervento legato alla regimentazione delle acque, la cui azione riduce l'efficacia nel tempo degli interventi di manutenzione e causa episodi di dissesto idrogeologico. Il ricorso a particolari materiali, come uno stabilizzato reperito nella cava di San Pellegrino di Narni, consentirebbe di ridurre la spesa per la manutenzione, per la quale comunque i comuni avrebbero bisogno di un sostegno finanziario da parte della regione. Grazie al lavoro della commissione abbiamo deliberato di ricevere da tutti i comuni dell'Umbria, 92 per esattezza, tutti i chilometri di strade bianche che insistono nel loro territorio. Tutto questo finalizzato a conoscere quanto hanno speso negli ultimi 3 anni, quanto hanno ricevuto dalle amministrazioni superiori, quindi provincia e regione, e capire in sostanza quali e quanti sono le loro difficoltà per mantenere in ordine strade che portano ovviamente ad abitazione e attività turistiche nei territori dell'Umbria. Sappiamo benissimo che il nostro è un territorio sparso ma anche molto bello, che ha necessità di manutenzione. Abbiamo parlato di rischio idrogeologico collegato a queste non sufficienti manutenzioni, abbiamo ascoltato appunto da Federico Gori, presidente di ANCE, le difficoltà che questi comuni hanno per attingere risorse necessarie dai loro bilanci molto esigui. Quindi noi vogliamo sostenere le nostre amministrazioni perché così possiamo sostenere i nostri cittadini. Un tema molto delicato che ha diversi risvolti, in primis quello della sicurezza legata al dissesto idrogeologico e in secondo luogo anche per la fruibilità di molti luoghi, di molte eccellenze storiche, culturali che abbiamo in Umbria collocate in territori rurali. Il capogruppo del Partito Democratico Tommaso Bori, con una mozione sottoscritta da tutti i consiglieri regionali del Partito Democratico, auspica l'eliminazione della cosiddetta tampon tax, un protocollo promosso dalla Regione Umbria tra ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, l'Assofarma e la Federfarma, chiede di abolire la tassazione IVA al 22% sull'acquisto degli assorbenti. Prima riunione per la commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria durante la pandemia da Covid-19, presieduta dal capogruppo della Lega Stefano Pastorelli. Prevista un'audizione dei responsabili del Comitato Tecnico Scientifico. Attraverso questo primo step, ha detto il presidente Pastorelli, acquisiremo la documentazione necessaria per programmare una serie di iniziative di approfondimento rispetto alla gestione dell'emergenza pandemica per capire i metodi adottati e le criticità passate ed eventualmente presenti. Thomas De Luca, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, sollecita la Giunta con una interrogazione ad adottare misure volte a tutelare il settore economico del turismo sportivo invernale nel territorio umbro. Lo sviluppo di un protocollo di intervento definito con gli operatori di settore, le guide alpine e le associazioni di categoria del GAE per una mappatura del rischio valanghivo e dei relativi parametri, utile all'individuazione delle aree a rischio e di quelle non a rischio, nonché una tabellazione degli itinerari con apposita cartellonistica.
Ed anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda su tutte le televisioni locali della Regione, è disponibile in rete sul sito istituzionale consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.